Bene, bene, mi fa molto piacere. Grazie Patrizia. Quindi c'è sempre il bar nello stesso posto, vicino al ponte di Ariccia. Ma c'è sempre il bar, Patrizia, è sempre quel bar? Ah, salutiamo anche Leti, salutiamo anche Leti. Non sappiamo, non sappiamo se abbiamo il bar. Vabbè, comunque. Allora, quindi questo è un punto fondamentale, no? Ogni persona, quindi può avere. Sì, veniva anche il seminario. Sì, certo, mi ricordo, Patrizia, certo. In quell'occasione c'era stato un seminario, no? Mi sembra che c'era stato un seminario. Ah, il bar, bene, mi fa piacere. Grande Patrizia. Chissà che magari non riprenderà a fare i seminari, eh? Guarda che è possibile che riprenda a fare i seminari, anzi è probabile, non dico che è certo, perché non mi piace dire che è certo, insomma, perché non ci sono certezze nel mondo, ma è probabile che riprenda a fare i seminari e probabilmente magari a Roma, insomma, vedremo, vedremo, dai. Quindi, così ci potremo vedere, però non mi piace dirlo in anticipo, insomma. Allora, comunque, quindi quello che pensano gli altri di te è un loro problema. Grazie Patrizia. Quello che pensano gli altri di te è un loro problema. Quindi abituatevi voi a pensare bene di voi stessi. Questa è un'altra cosa fondamentale. Voi dovete imparare ad abituarvi a pensare bene di voi stessi. Perché soltanto se voi vi abituerete a pensare bene di voi stessi, riuscirete a stare bene. Voi siete persone intelligenti, siete persone sensibili, non dovete temere quello che gli altri pensano, quello che gli altri dicono, non dovete assolutamente temerlo. Tra l'altro, pensate una cosa, che chi ha una vita interessante non perde tempo a giudicare gli altri. Quelli che perdono tempo a giudicare gli altri sono i poveracci, quelli che perdono tempo a esprimere opinioni nei confronti delle altre persone, sono i disgraziati, sono persone cattive fondamentalmente, e la cattiveria spesso nasce da una profonda infelicità. Sono le persone infelici che ti giudicano, sono le persone infelici che ti criticano, sono le persone infelici, insicure che ti giudicano. Soltanto le persone infelici e insicure ti giudicano. Quindi, ad esempio, quando frequentate una persona, ti ricordi il ristorante vicino a Via Vittorio Emanuele? Vicino a Vittorio Emanuele, il ristorante vicino a Vittorio Emanuele? Mi sembra di sì, non so. Anche lì, vicino a Vittorio Emanuele, andavamo sempre alla fine dei corsi, no? Via Vittorio Emanuele a Roma, andavamo al pomeriggio, alla domenica, alla fine del corso, andavamo sempre in via Vittorio Emanuele, alla fine del corso, in quella piazza lì, insomma, vicino, mi ricordo, forse c'era anche Patrizia, no? C'era anche tu Patrizia. Via Vittorio Emanuele, alla fine dei corsi, andavamo sempre lì, sì, è un aperitivo, sì. Poi invece il sabato, però forse Deborah non sei mai venuta, il sabato andavamo invece in un ristorante che non mi ricordo come si chiama, in un quartiere di Roma, dove c'era, da un lato si mangiava solo carne e dall'altro lato si mangiava solo pesce al sabato. E non mi ricordo più il nome del ristorante, a me mi portava sempre Alessandra Casara, la Casara, mi faceva da taxi driver la Casara, la Malgasciona. Tra l'altro la Casara è la Malgasciona, il nome Malgasciona deriva proprio dalla Casara, nasce dalla Casara. E comunque, quel ristorante lì era quello del sabato. Eh sì, il sabato prima del corso andavamo sempre in questo ristorante che aveva due ali, una solo carne e una solo pesce. Comunque, tornando ai concetti, ai discorsi precedenti, l'Alessandra Casara, la Malgasciona, tornando ai discorsi precedenti, chi ha una vita interessante è impegnata a godersela, non ha tempo di criticare gli altri. E
questo è un punto fondamentale, no? Quindi, ecco, prestate attenzione a qualcuno. Se voi avete una relazione con qualcuno,